La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Noi oggi siamo qui a Piazza Navona, ma con noi ci sono tante altre piazze che chiedono la stessa cosa. E credo che sia molto importante oggi che noi chiariamo che non stiamo facendo una manifestazione per noi. La facciamo per tutti, perché siamo tutti lettori, tutti telespettatori, tutti ascoltiamo la radio, tutti ci informiamo sul web e tutti abbiamo lo stesso identico diritto che non ci venga negata la possibilità di informare e di essere informati. Il lavoro dei magistrati, perché l'Associazione Nazionale Magistrati ci ha mandato l'adesione alla manifestazione, dice di essere in piena sintonia con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e ha ripetutamente denunciato i gravissimi rischi per la sicurezza dei cittadini e la libertà di informazione derivanti dal disegno di legge del governo in materia di intercettazioni. Ma le leggi sbagliate non si rispettano, perché rispettarle significherebbe portarci nell'illegalità. Non si possono proporre in continuazione leggi che sono leggi anticostituzionali. È chiaro che non fa parte della loro cultura, non è il loro linguaggio, non sono i loro valori. Bene, li devono assumere, perché questa è la nostra patria è la Costituzione. Allora, cittadine e cittadini, io uso questa antica parola, è la parola della libertà, l'impossibilità di allontanare le persone dai loro diritti. Credo che è stato creato un fatto politico di cui già si sta tenendo conto. Credo che l'attenzione che abbiamo tutti per il modo in cui la politica ufficiale reagisce ci dice, attraverso l'istillicidio di dichiarazioni, di confessioni, di conflitti aperti all'interno della maggioranza, che la tanto disprezzata piazza, il popolo che si è riunito e riconosciuto in una battaglia di libertà, ha inciso sull'agenda pubblica.
io semplicemente volevo essere qui per prendere parte, per avere una parte. Non uccida, noi non ci uccidiamo mai, noi non vogliamo, nella maniera più assoluta. Siamo consapevoli di essere governati da questo manigoldo che nella testa ha solo cisti di echinococco, non ha altro. Lui e i suoi compagni